Centrale sindacale di base denuncia la fine degli appalti nelle scuole, la mancata internalizzazione dei lavoratori e chiede con urgenza l'attuazione del decreto che sblocchi la situazione. Hanno manifestato in tanti oggi a Roma e domani è in programma un'altra giornata di sciopero nazionale dei lavoratori ex LSU ATA, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria. Dovevamo essere assunti al 1 gennaio con decreto legge per i posti accantonati come bidelli, però lavoriamo con le ditte private che non ci stanno pagando neanche da 4 mesi. E quanti siete? Siamo 15.000. E quel decreto con la ditta Manital, impiegati Manital, di Ivrea. L'Unione Sindacale di Base chiede l'emanazione del decreto che stabilisca i requisiti e i tempi per partecipare alla procedura selettiva. In ballo ci sarebbero 11.500 assunzioni e la fine del sistema degli appalti delle pulizie nelle scuole e l'assunzione degli ex LSU ATA negli organici degli istituti dal 1 gennaio 2020. Giovedì 12 settembre previste mobilitazioni territoriali in ogni regione e un presidio al Ministero dell'istruzione a partire dalle 10.30. Quindi siamo sempre a stipendio e senza lavoro. Mi dispiace, grazie.